Guarda, quest'anno veramente c'è stata un'affluenza inaspettata, cioè, c'è sempre, tutti gli anni la conosciamo, però quest'anno è stata veramente esagerata, è stata. E quindi è chiaro che un po' diciamo, l'ecosistema fluviale è andato un po' in crisi perché no, già abbastanza provato dalle captazioni, già insomma, da altri fattori, è chiaro che questa grossissima affluenza che c'è stata, insomma, ci ha preoccupato non poco, è una problematica quella del fiume estremamente complessa. Noi già dall'anno scorso avevamo così cominciato a ragionare con tutti gli enti preposti in maniera tale da cercare ecco, insomma, di mettere nero su bianco alcune piccolo regolamento, cercare insomma, di mettere il più possibile in sicurezza il fiume. Poi dopo c'è stato il Covid, abbiamo dovuto interrompere queste trattative e adesso le abbiamo già riprese e a settembre le intensificheremo per essere pronti con delle idee per il prossimo anno, che potrebbero essere da una gestione dei parcheggi, da una navetta che può, no, diciamo in qualche modo alleggerire il peso appunto delle macchine. Delle macchine presenti lungo il fiume, insomma, anche e soprattutto un'opera di sensibilizzazione dell'uso corretto e consapevole dei fiumi, perché poi parliamo, no, di una pratica che dovrebbe essere, insomma, nel DNA delle persone, quella di tra virgolette, usarla bene. E purtroppo questo sai benissimo, no, che quando aumentano le persone che frequentano, è chiaro che aumentano anche le problematiche. Guarda, ti dico l'ultima, proprio questa settimana, insomma, domenica scorsa abbiamo ritrovato lì ai Tre Pozzi, dove c'è una gorga di grande prestigio, veramente una bellezza naturale che tanti ragazzi, che gli abitué del fiume, mantengono quotidianamente insomma, in questo stato di purezza e di bellezza. E purtroppo abbiamo trovato questo posto, c'è una diga, l'abbiamo trovata distrutta, con sassi spostati, però insomma è scattato subito, diciamo, no, l'orgoglio di essere Cagliesi, di essere, diciamo, di avere la fortuna di avere questi luoghi da noi, e subito i ragazzi si sono messi a lavorare, credo che abbiano già ripristinato la precedente situazione, quindi da garantire, no, il flusso normale dell'acqua. Però è una risorsa che, ecco, in qualche modo sulla quale dobbiamo concentrare tutti gli sforzi per poterla mantenere, però renderla fruibile a più persone possibile, chiaro, però nei limiti dei comportamenti che assolutamente bisogna avere in questi luoghi. Lì bisogna organizzarsi, bisogna magari destinare risorse particolari, perché poi parliamo di agosto, diciamo l'ultimo weekend di luglio e i primi 3 d'agosto, forse anche l'ultimo, insomma, parliamo di giornate limitate, no? E quindi dovremmo in qualche modo pensare di avere degli aiuti esterni e ad hoc presi per quelle circostanze, per quelle giornate, perché con quello che abbiamo noi ormai i comuni non possono più da soli, con le forze che hanno. Io faccio sempre, purtroppo, mi devo ripetere, ma insomma, situazioni come quelle di Cagli, un territorio terzo comune più vasto delle Marche, territorio di 226 km² con frane, fragilità, fiume, cioè tu d'estate avresti bisogno di 20 unità solo di polizia municipale, più carabinieri, quant'altro. Noi abbiamo 5 vigili urbani, come Cagli, posso parlare del Furio d'Acqualagna, posso parlare del de Cantiano, perché poi Certo. o da Pecchio, di Serra Sant'Antonio, di Frontone, cioè tutte zone che si assomigliano, che hanno queste bellezze, e quindi dovremmo organizzarci magari con del personale ad hoc per questi 2 mesi, ma qualcosa bisognerà inventarsi, perché grazie a Dio, insomma, collegandomi poi un po' al concetto generale, no, del turismo, le cose stanno cambiando, vuoi per il Covid, vuoi perché, spero anche, insomma, molti si sono accorti delle bellezze di questi territori. E insomma, andiamo verso un aumento delle visite e quindi insomma, dovremmo farci trovare pronti.